E allora eccoci qua, siamo tornati, è il 17 dicembre, è sabato e come avevamo promesso abbiamo continuato a lavorare e abbiamo organizzato questa giornata di visite specialiste gratuite per tutta l'utenza che è qui alle mie spalle, che aspetta i vari specialisti la chiamata per effettuare la visita. E in una sanità che comunque sta andando in una direzione che è non proprio felice, questa è una struttura che politicamente ha avuto l'assenso della regione per poter lavorare e per poter lavorare bene, e abbiamo anche i fondi, però li abbiamo bloccati in una banca e la burocrazia italiana non ce li sblocca, quindi passeremo un Natale senza stipendi, ma abbiamo deciso che comunque l'utenza non meritava una sanità ancora peggiore e abbiamo offerto questo servizio gratuitamente a tutti e l'affluenza insomma sembra buona, la gente è contenta e noi siamo contenti anche con loro per far capire che i camici bianchi stanno dalla parte del cittadino, dalla parte del paziente e mai dalla parte dei burocrati. Quello che stai inquadrando è l'attestato che la Fabio Madre ha ricevuto nel 2009 dall'Osservatorio Nazionale della Salute della Donna, che calcola la Women Friendship, cioè l'attenzione che la struttura mette non solo sulle patologie femminili, ma proprio sui servizi offerti alla donna, cioè l'attenzione alle problematiche femminili delle pazienti ricoverate. Giovedì abbiamo ottenuto la conferma di questi bollini e anche per il prossimo biennio avremo due bollini rosa per la salute della donna. I nostri due bollini rosa sono un po' quello che sono per gli stabilimenti balneari la bandiera blu, e cioè i servizi, l'acqua pulita, la balneabilità, è la nostra bandiera blu, è quello che ci dice che questa struttura è adatta per le donne, cioè è adatta ad un servizio femminile. Il pubblico femminile qui riceve delle attenzioni particolari, non solo sulla sua patologia, ma proprio sui servizi che le ruotano intorno, sulle attenzioni, sulle coccole, diciamo così. D'altronde questa è una struttura che fa dell'ostetricia il suo punto di forza con 2100 parti l'anno, quindi la salute della donna e l'attenzione alle esigenze della donna sono particolarmente sentite.